Uè, zombie al 140. What? Mamma mia. La potenza di questo eroe è semplice, raga. Pistola a livello 1, zombie al 100. Guardate quanta vita gli tolgo. What the fuck? Quanti like per la pistola grigia, raga? Mi raccomando, superiamoci. I like saranno esclusivamente per la pistola grigia a Montespago. Sfondate il tasso, mi raccomando, conto su di voi. Uè ragazzi, bentornati! Oggi vedremo Jonesy Rex in azione, il nuovo eroe dinosauro disponibile nello shop per 2800 di oro. L'ho già portato al 130 e questa è la build che andrò a utilizzare, ma vi faccio capire meglio. Allora, ogni un secondo aggiunge 9% della salute attuale a danno del prossimo colpo con armi a distanza. Quindi che cosa fa? Praticamente prendiamo l'esempio di... Facciamo le cose matematicamente semplici. Allora, mettiamo caso che noi abbiamo 100.000 di vita. Non esageriamo, 100.000 di vita. Il 9% di 100.000 è 9.000. Quindi noi, ogni volta che spariamo un colpo, dopo aver aspettato almeno un secondo, perciò non andando avanti a mitragliare, per intenderci, ogni volta che aspettiamo un secondo, il nostro colpo avrà 9% della salute attuale in più. Quindi avrà 9.000 di danno in più se noi abbiamo 100.000 di danno. Ovviamente questo calcolo va fatto in base alla vostra vita attuale e non sullo scudo, attenzione. Lo scudo non c'entra, solo la vita. Ecco perché entra in azione il ritorno di fiamma. Il ritorno di fiamma fa sì che azzerino il nostro scudo e raddoppino la nostra vita del 200%. Quindi andiamo a incrementare ulteriormente la vita. E attenzione, questa perk funziona su qualsiasi arma a distanza. Quindi possiamo utilizzare un mitra, una pistola, un cecchino, qualsiasi cosa che funzioni a distanza, raga. Non le spade, non quello, non l'altro, ovviamente non le cose da mischia. Però, per farvi capire, qualsiasi arma a distanza va bene. Ecco, con questa build andremo in una zona al 100 perché voglio avere una visione chiara prima. E proveremo un attimo due cose. La potenza di questo eroe è semplice, raga. Pistola a livello 1, zombie al 100. Guardate quanta vita gli tolgo. Per farvi capire, la pistola era scarsissima e avete visto quando gli entra il colpo dell'abilità dell'eroe, diciamo. 67.000. Ma che emozione, ma che emozione, ma che... Contro un 846 di base, 1400 in testa. Aspettiamo un attimo. Come vi ho spiegato prima, raga, ovviamente questo eroe, dopo un secondo che non spariamo, il danno prende il calcolo che abbiamo fatto prima, no? Per intenderci. Quindi, vedete il doppio danno? Regia, per favore, ce lo mandi in slow motion? Grazie, regia. Ecco, ogni volta che noi aspettiamo un secondo, non vuol dire che se aspettiamo 10 secondi il danno si incrementa. Ovviamente la Epic ha dato un limite. Il secondo... vale a dire il secondo massimo per cui si ricarica questa perk, che poi messa come vantaggio sono 3 secondi, mi sembra. Sempre il doppio danno. Mi fa apprezzare molto questo eroe, vedere il doppio danno su ogni zombie, perché oltre che esagerato, raga, lo state vedendo, sono in missione da solo con una pistola azzurra, per farvi capire. Guardate, switch in quella grigia, comunque lo miro in testa e guardate, da quando mai una pistola fa così male? Quando mai? Guardate questo, eh. Adesso il primo colpo è sempre quello che gli farò male, però 900. Cioè, per farvi capire, raga, la potenza di questo eroe è veramente esorbitante. Non pensavo che sarei arrivato mai a un punto in cui veramente arrivavo in una zona al 100 con una pistola grigia. Eppure è arrivato anche quel giorno, raga. È arrivato anche quel giorno. A little bit spicy. Oh, io voglio provare a farmelo esclusivamente con la pistola grigia. Magari ci metterò un po', eh. Devo far passare un secondo sempre tra un colpo e l'altro, ovviamente. E cercare comunque di rimanere full vita, per intenderci. Guardate, se spammo non li faccio praticamente nulla, no? Spicy.
Ora, voi vedete solo il numero giallo, ma sono sicuro che sotto c'è anche il numerino bianco della pistola. Addio, Smasher. D'ora in poi mi lancio nelle missioni al 100 con la pistola grigia, questo eroe. E chi me lo fa fare di usare altre abilità? Ci togliamo questo sfizio con la vendetta di Jack. Guardate, raga. Aspetta un secondo. È fenomenale, comunque. Comunque, questo eroe, tutto sommato, non è neanche tanto male, perché abbiamo le doppie pistole, quindi possiamo optare per mettere qualche perk sulle doppie pistole, oppure sulle granate, e abbiamo anche il grido di guerra. Mi fa scomodo non avere l'onda d'urto, però, raga, non si può voler tutto dalla vita, no? Quindi accontentiamoci anche un po' di quello che ci danno. Uè, zombie al 140? Mamma mia. Ancora non ci credo che è possibile togliere così tanto. Ovviamente è meglio farsi colpire il meno possibile, raga, in quanto ogni volta che ci colpiscono diminuisce il nostro danno, per intenderci, no? Cioè, guardate la pistola in sé quanto toglierebbe. Non toglierebbe niente senza questo eroe. Siamo pronti per la resa dei conti? Male, male gli fa. Gli fa veramente male. Mamma mia, tutti sti piccoletti però mi danno fastidio. Meglio mettere una perk di survivalista, così andiamo a recuperare sempre la vita, ad aumentare il danno, quindi, eccetera, eccetera. Facciamo fuori sto smasher. Doppio danno, bello, mi è piaciuto. Partirei con la pistola grigia innanzitutto, eh. Guardate, un danno di 33.000 con una pistola grigia è incredibile. Switchiamo. Doppio danno. Qua è bello chiaro, Qua era bello chiaro il danno. Ok, fuggo un attimo, sennò questo mi one shotta. Il rischio di addomesticare uno smasher è questo, che a una certa si ribella. E voi non potete più addomesticarlo. Vi tocca trovarne un altro. Questo era il risultato essendo da solo. Ma come al solito proviamolo coi compagni, perché è lì che veramente vedremo la sua vera potenza. Da bustati è tutto più concepibile, raga. Doppio. Madonna, raga, quanto gli ho fatto? Gli ho fatto tantissimo, gli ho fatto. Qua la gente dorme ancora. Vediamo, la pistola grigia. Cioè, one shottarli con due colpi. Shottarli con due colpi al 140. È veramente il top. Poi sì, se la continuiamo a utilizzare probabilmente non è la stessa cosa. Però... infine io vi consiglio assolutamente di comprarvi questo eroe, perché come potete vedere ne vale assolutamente la pena. Cioè, non si era mai arrivati a un punto in cui una pistola grigia livello 1 era utilizzabile in una zona a livello massimo a Montespago, davvero. E chissà quali altre sorprese potrebbe riservarci nel futuro, soprattutto in quali combinazioni in futuro è possibile utilizzarlo. Ovviamente questo eroe era incentrato sull'utilizzare l'eroe, non ho creato una build utilizzando il vantaggio di questo eroe, e sicuramente arriverà anche quello. Però sapete che io ci tengo chiaramente a dirvi sempre la mia. Io vi ricordo che potete lasciarmi un commento e un like sotto questo video. Fatemi sapere se vi è stato utile appunto guardare questo video qua. E detto questo, noi sappiate che ci vediamo domani. Vi saluto con l'ultimo cicciotto che mi insegue. Esagerato, raga. Davvero. Bella bella. Ricorda che puoi supportarmi in maniera gratuita. Ti basterà inserire il nickname KinoTV nell'apposita casella nell'item shop di Fortnite. Ricordati di controllarlo ogni 14 giorni, in quanto il codice ogni 14 giorni scade.